Ciao, io sono Andrea e questo è Eucalipto Podcast, il podcast fresco della libreria Volare. Oggi purtroppo sono da solo, Caterina non c'è, non è stata tanto bene questa notte, quindi non mi aiuterà nella presentazione del nostro ospite, Roberto Mercadini. Ciao Roberto, benvenuto. Grazie. Come stai? Molto bene. Allora, Roberto non ha bisogno di presentazioni, è uno scrittore, un narratore, un attore di teatro, se vogliamo, e oggi sarà con noi per parlare di un tema che a me è molto caro. Il tema di oggi però io vorrei introdurlo leggendo un piccolo testo tratto dall'enciclopedia Treccani. L'individualismo. Individualismo, secondo la Treccani, è ogni dottrina etica, sociale o politica che ponga a suo fondamento i diritti dell'individuo. In senso peggiorativo, la tendenza a far prevalere in modo eccessivo gli interessi individuali su quelli collettivi. Diciamo che sulla prima parte siamo tutti d'accordo, fondamento dei diritti dell'individuo è bellissimo. E c'è poi una seconda parte, una seconda sfumatura, un pochettino più negativa, se vogliamo, che pone l'accento sull'egoismo quasi, sul mito del self-made man, sull'individualismo come non accettare aiuti esterni, non accettare, ma cercare di fare tutto da sé. L'individualismo quindi ci pone senza dubbio in una società in cui la figura del maestro è una figura che sembra quasi scomparire. E io vorrei porre l'attenzione su questa figura, quindi il maestro. Il maestro come una persona, come un altro, che ci può portare verso lidi della conoscenza mai esplorati, ci può portare verso vette mai raggiunte, ma necessita che noi riconosciamo in quest'altro una superiorità anche legata a quel singolo contesto. Quindi metterci in gioco e accettare l'altro, accettare il consiglio dell'altro. Tu, Roberto, cosa pensi dei maestri? Che cos'è per te il maestro? Quali sono le tue esperienze? Il maestro, nel senso più banale del termine, più tradizionale del termine, è chi ti trasmette una conoscenza, un'arte. Quindi c'è il maestro di chitarra, il maestro nel senso rinascimentale, no? Per cui un pittore prendeva a bottega degli allievi, dei garzoni, e insegnava a dipingere, e questo diventavano nel migliore dei casi a loro volta maestri. La mia esperienza, io non ho avuto maestri in questo senso, in senso letterale. Non mi hanno insegnato un'arte i miei maestri, mi hanno insegnato a desiderare la conoscenza. Quindi ho avuto dei maestri che non mi hanno insegnato una disciplina. Sì, mi hanno parlato di letteratura, mi hanno insegnato delle cose, mi hanno fatto conoscere degli scrittori, ma mi hanno soprattutto affascinato e hanno fomentato in me questo desiderio di conoscere, hanno fatto diventare la mia fiammella un rogo, un incendio. E quindi io ho l'esperienza diretta del maestro in questo senso qui, un senso non strettamente letterale. Certo. E tu come ti sei, quando hai approcciato i tuoi maestri, li hai approcciati in che modo? Cioè come ti sei messo, come ti sei confrontato con loro? In relazione a quello che dicevo prima sull'individualismo, quindi se c'è ancora spazio in un mondo in cui c'è sicuramente più individualismo, se c'è ancora spazio per la figura del maestro, e come quindi ci si deve approcciare a questa figura? Con sicuramente umiltà, con la voglia di imparare, oppure è un qualcosa quasi di casuale l'incontro con un maestro e quindi tutto nasce così? Nel mio caso erano amici di famiglia, erano persone che abitavano nel mio paesino, Sala di Cesenatico, quindi un paesino piccolissimo ma fortunato. E è stato facile per me avere un atteggiamento, come dire, di umiltà, perché ero molto giovane, ero un ragazzino, loro erano molto più grandi, avevano 20 anni più di me, 35 anni più di me, e quindi sì, non ho dovuto fare uno sforzo di umiltà, insomma, mi è sembrato naturale, no? Come uno si relaziona ai genitori, ai docenti, insomma. Ero affascinato e grato delle cose che mi insegnavano, e sì, penso che esista ancora il maestro che abbia senso, ancora questa figura, il rapporto fra un maestro e un allievo, credo che sia una delle esperienze umane più belle,
non ha senso dire che in questo tempo non esista più, perché sarebbe come dire per me che non ha più senso l'amicizia o l'amore, certo. Cioè è un'esperienza straordinaria e io auguro a tutti di fare l'esperienza, di avere un maestro, di essere maestro di qualcuno. Tu mi dicevi off camera che vivi entrambi i lati della medaglia, sia l'esperienza di aver avuto dei maestri e quindi sì, di essere allievo, e sia l'esperienza di essere a tua volta un maestro. Sì. Come hai vissuto questa... come hai vissuto il diventare a tua volta maestro? Quando tu da giovane hai avuto delle persone che ti hanno aiutato, come dicevo, ad innamorarti della conoscenza, della letteratura, dell'arte, e ti ricordi come tu eri, come dire, debole intellettualmente, ignorante in senso letterale, certo, nel senso che ignoravi tante cose, e la fascinazione che avevi verso queste persone più grandi e la gratitudine, il senso di gratitudine che poi ti porti. Quando tu hai vissuto tutto questo, poi ti viene un po' naturale, secondo me, ti viene un po' spontaneo a assumere l'altro ruolo e fare ad altri quello che è stato fatto a te. Perché quando incontri un ragazzo giovane, una persona giovane che è assetata di conoscenza, che ti chiede in modo esplicito, in modo implicito, di essere il suo maestro, di essere per lui quello che i tuoi maestri sono stati per te, cioè è difficile rimanere indifferenti. È difficile rimanere indifferenti, c'è anche tutto un coinvolgimento emotivo dovuto al fatto che tu rivedi te stesso giovane in quella persona, e il fatto che tu ricordi i tuoi maestri che magari non ci sono più in te stesso. Quindi sì, viene spontaneo perché tu dai luogo a qualcosa che hai vissuto già sulla tua pelle, solo che semplicemente cambi ruolo. Molto bello, infatti questo era tra l'altro una delle domande che volevo farti, cioè se quando si raggiunge un certo livello di conoscenza, eccetera, se il diventare maestro è quasi una scelta obbligata, quasi un dovere morale verso la società. Allora io sì, ho raggiunto un certo livello di conoscenza, quindi devo anche trasmettere qualcosa, oppure se è poi una scelta personale. Invece tu mi dici che è una propensione naturale, quindi di fatto. Sì, poi deve succedere. Certo. Ci deve essere qualcuno che ti chiede di essere il suo maestro. Te lo chiede esplicitamente, te lo chiede implicitamente, però te lo chiede. Perché la tentazione di insegnare agli altri, non essendo chiamati a farlo, è forte, ma può essere un compiacimento narcisistico, no? Per il fatto di sentirsi esperti, più esperti di un altro. Insomma, è pieno il mondo di persone mature o anziane che danno consigli non richiesti. Certo. E questo dice, mi sembra Vonnegut, è un modo per dar valore ai vecchi ricordi e alle vecchie esperienze, avendogli dato una verniciata, no? Tu hai bisogno di pensare a un certo punto della tua vita che la tua vita non è stata vissuta in vano, che tu qualcosa hai imparato e che quelle cose che tu sai hanno un valore e quindi ha senso trasmettere ad altri. Poi c'è un compiacimento, no? Del fatto che deriva dal fatto di guardare qualcun altro dall'alto in basso, del sentirsi più adulti, certo, più grandi. E quella però è una pulsione narcisistica. Secondo me la differenza è che quando tu sei un maestro veramente non hai il compiacimento del sentirti più esperto, più dotto dell'altro, ma hai un senso, come dire, di soccorso. Cioè tu quando vedi le lacune, le debolezze dell'altro, hai un senso anche di angoscia, di tenerezza, e non hai la tentazione di far valere, di ricalcare, di sottolineare la tua superiorità, ma hai un senso, come dire, di soccorso. Dici, come mai non sai questa cosa? Aspetta, adesso ci sono io, no, adesso te la spiego tutte le volte che vuoi. Questo è bellissimo, anche perché apre spazio a un'altra domanda che volevo farti, che è la differenza fra
maestro, la figura del maestro, e la figura del guru, mm-hmm. o la figura dell'idolo. Sì. Io vedo un po' il guru proprio come quella persona che ti fa cadere le cose dall'alto. Invece il maestro è quello che racconti tu. Forse è proprio questa la differenza. La differenza sta lì, sta in quello che hai raccontato adesso. Una differenza è quella, un'altra differenza per me, poi bisognerebbe mettersi d'accordo sul significato delle parole, no, certo. Però se devo usarle per quello che evocano nella mia mente, la parola maestro, la parola guru, la parola idolo, il maestro è uno che non vuole farti diventare come lui, non vuole che tu diventi lui, vuole che tu diventi tu, cioè, tu diventi ciò che sei, che tu sviluppi e dia frutto secondo la tua forma, che tu ti realizzi. E per fare questo però tu devi capire cos'è che è l'altro, perché l'altro diventi ciò che è, tu devi capire. Quindi c'è un rapporto dialogico. Invece il guru è uno che sta seduto su un trono e ti dice le cose, esatto. Ti impartisce degli insegnamenti che tu devi raccogliere. Esatto. L'altra differenza è che il vero maestro cos'è? È uno che ti dice delle cose, ma non ti chiede di affidarti ciecamente a lui. Questo è anche in senso banale, cioè nel maestro di matematica, no? Il maestro di matematica entra in classe e enuncia un teorema. Ora, il teorema è, in matematica, una verità dimostrata matematicamente, quindi è la verità. È la cosa più simile alla verità con la V maiuscola, certo. Che io possa concepire. Non ti chiede di credergli, non ti dice questa è la verità, imparala e stai zitto, no, agisce come se si sentisse in dovere di dimostrarti che le cose stanno così e fa infatti la dimostrazione, infatti quello è il problema della lezione di matematica, è questo, che il teorema spesso è molto semplice, lineare, può essere anche due righe un teorema, la dimostrazione è complessa, è lunga, sono pagine, sono lavagne e lavagne. Il teorema a volte può essere intuitivo, una dimostrazione insomma è densa di ragionamento, no? Infatti a volte dico scherzando, lo studente vorrebbe tanto fidarsi, quando vede il professore, il maestro che scrive la dimostrazione, cioè, no, ma ci fidiamo, professor, ci fidiamo, metta giù quel gesso, ma ci fidiamo, ma veramente pensa che siamo così malfidenti. Ecco. Quindi un maestro vero è uno che tiene molto anche il tuo senso critico, ti dice delle cose ma ti dice non fidarti di me, controlla, è così, oppure ti dice io ti do gli strumenti per stabilire come stanno le cose, decidi tu, io non ti voglio dire come devi pensare. Io ti voglio aiutare ad avere gli strumenti necessari per pensare. Okay. Il guru no. Il guru ti dice come devi pensare. No. Sì, sono d'accordo. Ha un'aura sacrale di superiorità, non c'è un dialogo. Tu ascolti così supinamente, passivamente il guru. L'idolo mi sembra una cosa ancora più deteriore. Cioè, l'idolo è qualcuno che è irraggiungibile. Quindi non parla neanche a te. Sta lì. Distaccato, tu sei confuso fra la folla, lui non sa di te, tu sai di lui non sa di te, è qualcuno che è idolatrato, cioè trattato come se non fosse una persona, che è un fenomeno sempre, sempre pericoloso, l'idolatria è sempre pericolosa, è sempre tossica. Io poi ho una forma mentis, diciamo così, sostanzialmente sono un ebreo, dal punto di vista culturale, dal punto di vista della mentalità, quindi l'idolatria è una cosa perniciosissima per me, e però lo vediamo, la fibrillazione, l'eccitazione a critica che prende le persone quando vedono passare una celebrità dello sport, della musica, la smania di avere una foto, ricordo, che testimoni il fatto che loro sono stati vicino. Possiamo fare un selfie, ma cosa serve? Cioè, fai un selfie con onestà, lui non sa chi tu sia. Però hai una foto che dimostra che tu sei stato vicino a questa persona. La fascinazione così acritica e anche a volte priva di motivi è la cosa che contraddistingue il rapporto con l'idolo, che è forse la forma più deteriore. Poi c'è il guru, ma l'idolo non ti insegna neanche delle cose volendo. L'idolo è idolo, gioca a calcio, fa delle canzoni e tu lo idolatri.
Il guru almeno deve far finta di insegnarti delle cose. Però il monologo il suo non è un dialogo, il maestro è un dialogo. Il maestro ti deve guardare negli occhi, mentre tu lo guardi negli occhi. Il maestro ti insegna una cosa dicendoti non fidarti di me. Cioè, non sono sfumature della stessa cosa, sono cose completamente diverse, secondo me. Assolutamente, io sono pienamente d'accordo con quello che hai detto tu, hai risposto perfettamente alla mia domanda dicendo le cose che dicendo meglio le cose che io avevo in testa, quindi è perfetto. E tra l'altro anticipando anche una domanda che volevo farti perché parlando di questo contatto, sì. Io mi ero chiesto, ma il maestro può essere una figura che tu non hai mai incontrato? Puoi imparare da una persona semplicemente leggendo i suoi libri, semplicemente ascoltando le sue interviste? O no? In base a quello che mi hai detto adesso, no. Se intendiamo il maestro in questo senso qui, no. Dopodiché ci sono stati dei casi nella storia dell'arte in cui un artista ha talmente ammirato, un altro artista l'ha così profondamente studiato da essere divenuto di fatto l'allievo. Allora, ci sono dei casi, Filippo Lippi, diciottenne, vede gli affreschi di Masaccio a Firenze, nella cappella dei Carmelitani, di cui lui fa parte, e se ne innamora, capisce che vuole fare il pittore, li copia di nuovo, finché diventa un pittore e dice il Vasari che le persone dicessero che l'anima di Masaccio si era trasferita in Filippo. Oppure il grande Michelangelo Buonarroti rimane affascinato da quello che viene chiamato il busto del Belvedere, il torso del Belvedere, è una statua a cui mancano le gambe, le braccia, la testa e le natiche, c'è appunto solo il torso, ma lui passa, secondo la tradizione, ore a studiarle, anche ore, in uno stesso giorno, e si definisce allievo del torso del Belvedere. Quindi può esistere una trasmissione forte anche senza una conoscenza umana, però è la trasmissione di un'arte in quel caso lì. Certo. In quel caso lì è la trasmissione di un'arte per qualcosa che sia anche più umano ed emotivo. No, secondo me no, più spirituale, secondo me serve un contatto. Sì. Sì, sono d'accordo. E di fatto, come hai detto tu ben all'inizio, la figura del maestro non è solo trasmissione di un'arte, ma è ben di più. È sì. Trasmissione di molti altri aspetti dell'umanità e dell'essere umani. Tra l'altro tu, rispondendo a questa domanda, hai citato un po' di maestri, di nomi che si possono leggere nel tuo libro, sì. Nell'Ingegno e le Tenebre, il tuo libro è uscito da pochissimo, per Rizzoli, che racconta, fa un tuffo nella storia e racconta in modo brillante, secondo me, a parte le vite di questi due personaggi, che sono Michelangelo e Leonardo, sì. E i loro rapporti con altre persone, con altri artisti, tra di loro, con se stessi, ma racconti anche in modo preciso la storia di quel periodo, l'Italia di quel periodo, sì. I costumi di quel periodo, il modo di vivere di quel periodo. Una cosa che io mi sono chiesto è se, tra l'altro questo libro è pieno di maestri, pieno di insegnamenti, pieno di persone che si... Che insegnano l'un l'altro e che apprendono. Quali sono stati, alcuni ce li hai già citati adesso, ma quali sono stati, secondo te, i maestri più curiosi che hai scoperto nello scrivere, nello studiare per questo libro? Una storia che mi colpisce molto è questa linea di trasmissione che parte appunto da Masaccio. E Filippo Lippi svilupperà poi un suo stile diverso da quello di Masaccio, anche se inizialmente, no, si dice appunto, sembrava che l'anima di Masaccio si fosse trasferita in Filippo. E questo è il paradosso del rapporto maestro-allievo nell'arte, che l'allievo deve assorbire, ma a un certo punto deve essere anche in grado di maturare e produrre qualcosa di suo, di personale,
perché altrimenti non diventa un maestro a sua volta, ma rimane un epigono, un imitatore. E quindi c'è questo meccanismo che si ripete, dell'allievo che diventa un imitatore del maestro in un primo momento e poi si affranca creando un suo stile diverso, distaccandosene. E allora la storia prosegue perché Filippo Lippi a sua volta diventa un maestro e diventa il maestro di Botticelli. Il maestro di Botticelli, e c'è questa cosa bellissima che scrive su Botticelli, il Vasari, dice: seguitò et imitò sì fattamente il maestro suo che fra Filippo gli pose amore. Gli pose amore. E insegnògli di maniera che egli, cioè lui, pervenne tosto, cioè arrivò velocemente ad un grado che nessuno lo avrebbe stimato, cioè nessuno poteva sperare, nessuno poteva sospettare che Botticelli sarebbe diventato un pittore così grande. Ma fra Filippo gli pose amore. Da notare che si tratta di un amore, come dire, puro disincarnato, un amore paterno. Certo. Perché non c'è un rapporto omosessuale fra Filippo e Botticelli. Anzi, noi conosciamo la grandissima propensione verso il sesso femminile di fra Filippo Lippi. Sulle avventure sessuali di fra Filippo Lippi si possono scrivere, insomma, delle epopee. E in particolare gli accade a fra Filippo Lippi, cinquantenne, di mettere incinta una monaca. Può capita. Fra Filippo Lippi. E quindi nasce questo bambino che è figlio di un frate e di una monaca. Il figlio di Filippo, e viene chiamato Filippino. Filippino Lippi. Ora, Filippino Lippi, quando ha 12-13 anni, dovrebbe entrare anche lui a bottega, diventare un pittore, avrebbe suo padre, che potrebbe essere un ultimo maestro, ma il padre muore. E chi lo tiene a bottega? Botticelli. Quindi Botticelli diventa il maestro del figlio del suo maestro. E come Botticelli inizialmente era un imitatore di fra Filippo Lippi e poi crea un suo stile personale, Filippino Lippi inizialmente è un imitatore di Botticelli. Cioè un quadro di Filippino Lippi che per molto tempo è stato attribuito a un, non meglio identificato, amico di Sandro. Amico di Sandro, è uno che dipinge come Sandro Botticelli, un imitatore. Ma poi Filippino Lippi è diventato un artista originalissimo, ha creato uno stile così bizzarro, capriccioso, molto lontano da quello di Botticelli. Quindi, ecco, questo è un caso che mi ha colpito perché si vede nell'arco di 107 anni, cioè dalla nascita di Masaccio alla morte di Filippino Lippi, si passano il testimone quattro pittori, ciascuno dei quali è inizialmente l'imitatore del suo maestro e poi crea qualcosa di nuovo. E fra la pittura di Filippino Lippi e quella di Masaccio ormai non c'è più nessun contatto. Cioè, quella è una storia che mi commuove, ecco. Bellissimo, molto bello soprattutto questo passaggio temporale, questi insegnamenti che resistono al tempo e rimangono indiretti, sfuggono alla comprensione, però ci sono, in qualche modo ci sono. E io vorrei rimanere sul tuo libro e vorrei leggere una citazione del tuo libro, L'ingegno e le tenebre, e poi farti una piccola domanda. C'è un altro episodio minimo cui è rimasta traccia nel taccuino, anch'esso legato all'acqua. È agosto. Leonardo si trova a Rimini. Si ferma accanto a una fontana e ascolta il suono dell'acqua che zampillando cade nell'acqua. Gli sembra un bel suono. Anzi, gli sembra che le diverse cadute si accordino in una sorta di armonia. Una cosa molto semplice e molto umile. Gocce d'acqua che cadono nell'acqua. Si ferma, apre il quaderno e annota. In questo passaggio tu descrivi un aspetto chiave di Leonardo, sicuramente il suo perdersi nelle cose del mondo, anche magari quando deve consegnare altre opere, lui si perdeva. Però descrivi anche un'altra cosa, descrivi Leonardo in questo momento ha una cinquantina d'anni, quindi esattamente 50 anni. Sì. Ha esattamente 50 anni, eppure si stupisce ancora
di cose che ha sicuramente già visto. Sì. C'è una goccia che cade nell'acqua, cose che ha già visto, eppure lui si stupisce, eppure si ferma, si scrive, annota. E quindi mi chiedevo, non può essere anche lo stupore per le cose già viste, il riuscire a vedere con occhi diversi le cose già viste, il motore dell'ingegno, il motore di un maestro di fatto, di una persona che, pur sapendo di avere un incredibile bagaglio di conoscenza, riesce a stupirsi nelle cose minime e riesce a trovare nuovi punti di vista, nuove immagini del mondo. C'è proprio uno spirito, secondo me, del principiante, che è proprio, non solo di ogni artista, ma di qualsiasi, non solo di ogni maestro, ma di qualsiasi artista grande. Un mio maestro di spada giapponese, di un'arte marziale che si chiama Onohaito Ryu, dice che quando qualcuno pensa di essere arrivato nelle arti marziali, il suo percorso è finito. Il suo percorso è finito. E che esiste questo concetto dello spirito del principiante, per cui il maestro, anche avanzatissimo, esatto, studia le cose con una cura, con una dedizione, con un'attenzione, con un'umiltà che sono proprie del principiante. E Leonardo era uno che aveva lo spirito del principiante. Questo gli ha remato anche contro, forse, perché per esempio ha riempito 7.000 pagine e oltre di appunti che non ha mai poi sistematizzato in un trattato, come se non fosse mai arrivato al punto di dire adesso ho capito, adesso vi spiego come stanno le cose, ma stesse ancora studiando, ancora prendendo appunti. E insomma, lì siamo a livelli estremi, quasi patologici, però il fatto di guardare le cose con uno sguardo aperto, di essere in grado di stupirsi, di concepire umilmente l'idea di avere ancora da capire, ancora da imparare, anche dalle cose più semplici, cioè, secondo me è irrinunciabile, è un esercizio da fare. Anche l'attitudine di imparare addirittura dall'allievo, cioè perché tu maestro devi solo insegnare? Cioè tu maestro magari impari anche dall'allievo, ti stupisci dell'allievo e a tua volta crei altri tuoi strati di conoscenza. Sì. Io vorrei fare una piccola divagazione, sì, sulle parole. Uh-huh. Io credo che le parole portino all'interno tutta la storia dell'essere umano. Mi è capitato, alcune volte mi capita di leggere l'etimologia delle parole, mi è capitato, sì, ad esempio, faccio un esempio così, casuale, ho letto l'etimologia della parola egregio, perché sì, mi veniva, leggevo egregio signora, uh-huh, ma egregio, ma da dove viene? Deriva da ex grege, fuori dalle gregge, quindi una persona che si distingue. Non lo so più, bello. Bellissimo, sei egregio se ti distingui dalla massa, dal gregge. Sì, e, infatti un sinonimo è distinto. Ed è distinto signor, esatto, tal dei tali. Esatto. Ed è stupendo. E alcune volte mi dico, cioè, cavolo, la storia dell'essere umano sta nelle parole. Quanto le parole che scegliamo dicono di noi, quanto le parole, direttamente o indirettamente, influenzano il nostro modo di vivere. E poi, collegandoci al tema dei maestri, vorrei chiederti quali sono le parole, così anche un po' per gioco, che un maestro deve per forza usare. Allora, c'è questa ipotesi che ho sentito pronunciare più volte, per cui, così come è impossibile pronunciare la parola elefante senza evocare anche la proboscide, è impossibile enunciare, non so, pronunciare la parola, non so, problema, senza suscitare in chi ci ascolta anche tutta una serie di reazioni emotive che hanno a che fare col concetto di problema. Io do molta importanza alle parole, ma non mi concentrerei sulle singole parole, sulla scelta di una parola piuttosto che di un suo sinonimo. Io non so se la soluzione è bandire certe parole o forzarsi a sostituire una certa parola con un'altra. Mi sembra che la parola sia uno strumento potentissimo, ma in un altro senso, cioè le parole sono potentissime perché con le parole
unendo le parole posso comporre delle espressioni, e componendo delle espressioni posso creare delle frasi, e mettendo insieme delle frasi posso creare dei discorsi, mettendo insieme dei discorsi posso creare una narrazione, un monologo. Chi ama giocare con i mattoncini Lego ama i mattoncini Lego, perché con i mattoncini Lego costruisci delle cose anche complesse, non è che gioca con i singoli mattoni, no, li sposta nello spazio. Ok, e qui ecco, quando si parla della parola, del potere della parola, l'importanza della parola, e poi si finisce per ragionare su singole parole che sarebbero questa corretta, questa sbagliata, questa da non usare, questa da preferire a quest'altra, rimango rispettosamente perplesso, perché mi sembra che la potenza della parola non sia in questo, non sia nella scelta delle singole parole, sia in quello che tu crei componendo singole parole. Dopodiché non ci sono parole, secondo me, che non può pronunciare un maestro, che non può non pronunciare un maestro, per il motivo che ho detto. Certo. Certo. Beh, quando tu parli, non so, se tu tieni alla persona a cui parli, non solo stai attento al fatto che il discorso abbia una coerenza, sia ordinato, sia comprensibile, ma magari tenti di scegliere con cura anche le singole parole. L'insegnamento è in questo, cioè il valore è in questo, l'attenzione, la cura con cui tu ti sei preso la briga di scegliere le singole parole, più del fatto che ci siano delle parole che hanno un'aura negativa e altre che hanno un effetto magico, positivo. No, certo. Le parole non sono amuleti per me, per quanto mi riguarda. Poi non so, chi pensa, insomma, secondo il principio che ho enunciato prima, magari avrà le sue ragioni, ma insomma io ragiono in un modo un po' diverso. Un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi dell'utilizzo delle parole, soprattutto del mettere insieme le parole per esprimere un concetto, qualsiasi cosa che noi vogliamo esprimere, mi è venuto in mente quelle situazioni in cui vivi appunto una situazione, un'emozione, una qualsiasi cosa della vita, e dici, vuoi raccontarla a qualcun altro, ma non sai come fare, cioè, ma non esistono parole per descrivere questo, come faccio a farti capire quello che ho provato utilizzando delle parole quando non mi vengono in mente? E allora in questi casi qui, sì. In questi casi qui, quando non ci viene, quando neanche il linguaggio, che è una delle principali forme con cui appunto sì. Comunichiamo, ci viene in aiuto. Secondo te, come possiamo fare a trasmettere quello che abbiamo provato? Possiamo in qualche modo, oppure no? Oppure ci sono cose che non si possono raccontare, che si possono solo vivere? No, anche la reticenza fa parte del linguaggio, anche dire una cosa talmente bella che non la posso descrivere fa parte delle cose che si fanno con le parole. C'è una poesia di Davide Rondoni, dice una cosa che a un certo punto mi ha colpito, dice, fa una serie di elogi, no? Un elenco di cose belle, dice, il silenzio, che vale più delle parole, e le parole che dicono questa cosa del silenzio. Cioè, capito? Anche il fatto che una cosa non si possa dire a parole si può dire, ok? E poi, la parola cos'è? Cos'è il linguaggio? La parola non è mica la grammatica, non è mica solo la parola scritta. Quando tu parli c'è un tono della voce, c'è un tremolio dell'emozione, c'è una temperatura emotiva che traspare dalle parole. Quindi parlare è anche questo, parlare è anche esprimersi fisicamente, emotivamente. Sì, allora. ci sono altri modi per... Sì, secondo me sì. Io volevo ancora farti una piccola domanda in relazione appunto ai maestri che tu citi all'inizio del tuo libro, nella dedica del tuo libro. Leggo anche qui la tua dedica a Medardo Vincenzi, scrittore inedito e uomo vicino all'onniscienza, e a Stefano Ronconi, pittore e uomo ossessionato dall'arte, i miei maestri. Io volevo chiederti se puoi ovviamente dirci qualcosa su queste due figure e un po' quali sono gli aspetti del Roberto Mercadini di oggi che risentono, ma in senso positivo, della presenza di queste due figure. Sono due persone che ho conosciuto perché erano amici di famiglia, erano amici fra loro e entrambi abitavano nel mio paesino, a Sala di Cesenatico, e la persona con cui ho avuto rapporti
più stretti prima, Stefano Ronconi, che è vivo, sta bene, sta in ottima salute, è un pittore, e da lui ho imparato questo, cioè lui mi folgorava perché mi parlava di un autore dicendomi due cose, ma quelle due cose, anche se non mi trasmettevano molte informazioni, mi mettevano addosso una smania invincibile di conoscere quell'autore, di leggere tutto quello che potevo leggere. Quindi non so, lui diceva Pessoa, era sei persone contemporaneamente, usava sei nomi diversi, con uno scriveva i gialli, con l'altro scriveva le poesie sulla natura, con l'altro scriveva... Ah, geniale! Pum, fine. È chiaro che questo non è una lezione su Pessoa, ma un ragazzino di 16 anni, una cosa del genere, detta con questo entusiasmo, con questa anche aria a volte losca, a volte mi parlava come se la bellezza fosse uno scandalo, fosse qualcosa che bisognava trasmettersi così, sotto banco, ha fatto sì che poi io abbia letto molti libri di Pessoa, oppure Antonin Artaud, Van Gogh, il suicidato della società, completamente pazzo, poi leggeva un brano di qualche riga, poi chiudeva il libro, ma io dopo lo volevo leggere, certo. Il suicidato della società, e poi volevo leggere anche Elio Gabalo di Antonin Artaud, e poi volevo leggere anche Il teatro del suo doppio di Antonin Artaud, cioè, capisci? C'era in lui, c'è, un immenso anche di divertimento, godimento, grandissime risate quando mi parlava degli scrittori che amava, dei pittori che amava, grandissime risate. E io dicevo, se un giorno racconterò le cose, io le voglio raccontare così. Se insegnerò a qualcuno qualcosa di pittura, di letteratura, io voglio fare così. Non voglio essere un insegnante soporifero che racconta le cose in modo annoiato, che le fa sembrare noioso. Io così voglio fare. Medardo Vincenzi, che purtroppo non c'è più, perché insomma una malattia l'ha portato via 16 anni fa, era invece un erudito, mentre Stefano è una grandissima conoscenza, vastissima cultura, però anche un po' magmatica. Medardo Vincenzi era un erudito, uno conosceva perfettamente il greco, il latino, parlava fluentemente il tedesco, lo spagnolo, era amico di Pietro Citati, e in lui c'era sempre così ironia, però c'era una conoscenza più vasta, cioè lui conosceva però comunque anche la storia della letteratura, ma anche la filosofia, ma anche la botanica, conosceva la legge perché aveva una laurea in giurisprudenza, conosceva la psicologia con nomi delle teorie, con nomi degli autori, e da lui ho imparato più la vastità delle conoscenze, mentre Stefano è interessato alla letteratura, alla pittura, alla musica, tutto quello che è arte, però insomma, si interessa di botanica. Da Medardo ho imparato una vastità ancora maggiore di interessi, si sta di tutto, la cucina, anche le cose pratiche, il giardinaggio, trovare i mobili, l'antiquariato, tutto. E la precisione, lui era molto preciso, lui si diceva una cosa, era quella cosa, mentre Stefano è più morale, più selvatico. E infatti io quando racconto tento di essere coinvolgente, no? Sono espressivo, forse iperespressivo, però tento anche di essere molto preciso, di citare le frasi esatte, di dire i nomi scientifici dell'animale o della pianta in modo corretto, cioè sì, io sono assolutamente sono influenzato da loro, sono il frutto del loro insegnamento, assolutamente. Tra l'altro in te rivedo anche, cioè io appunto non ho conosciuto Medardo, però per come ne parli tu, quindi un uomo interessato a tantissimi aspetti della cultura, e io in te rivedo questa cosa, cioè questo tuo interesse per gli alberi, per la botanica, per gli animali. Sì, ma anche Stefano Ronconi, per esempio, è uno che ascolta musica, ma cosa ascolta? Ascolta da Bach, anzi, da Perrotin, un compositore francese medievale, a Jimi Hendrix,
cioè senza confini, senza barriere, senza categorie, tutto, capito? Tutto, nel modo più eclettico, più sincretico, tutto, la musica tutta, Bach, Chopin, la musica rock, il blues, il jazz, la musica tutto, la musica etica tutto, i cantautori tutto. Tutti. Anche caoticamente, e io è così, io non ce la faccio a dire io ascolto solo musica classica, io ascolto solo jazz, non ce la faccio, perché mi sembra di essere incompleto, mi sembra di essere dalla parte del torto, io lotto per capire le cose, cioè se uno studio musicale, un genere letterario non mi piace, mi sento in difetto, perché sono io che non lo capisco, sono io che non ho ancora capito qualcosa che era da capire. Sono io che non ho ancora una visione abbastanza chiara delle cose. Sì, 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 certo. Non mi interessa dire non mi piace, non lo leggo, non mi piace, non lo ascolto. Cosa serve? E tra l'altro in base a questo mi viene in mente un'altra cosa che più volte mi è successo di pensare, legata alla conoscenza di per sé e ai limiti della conoscenza. Anche perché se uno si pone qualche domanda si rende conto di quante cose ci sono da poter sapere, da poter imparare. Sì. E alcune volte io mi sento troppo piccolo per... cioè io vorrei sapere tutto, vorrei imparare sì. tutto, ma dico, ma come faccio? Non ho il tempo di farlo, oppure in realtà ho il tempo. Ma in realtà no, non ho il tempo, perché è sconfinata sì, sì. Certo. la conoscenza certo. umana. E quindi alcune volte questo devo dirti la verità, questa è più una tra virgolette, una confessione. Questi pensieri mi schiacciano un po'. Dico, cavolo, ma non riuscirò mai allora a sapere tutte le cose che voglio sapere. Tu come hai vissuto questo, cioè tu come vivi questi pensieri magari, di renderti conto che c'è sempre tante cose da sapere, che dovresti sapere ma troppo. Ma funziona anche come un antidepressivo, nel senso che quando tu ti rendi conto che non potrai leggere tutti i libri che vale la pena leggere, vedere tutti quelli che vale la pena vedere, ascoltare tutta la musica, è come se ci fosse una quantità infinita di bellezza nel mondo, no? E non finirà mai, non la esaurirai mai tutta, quindi funziona anche come antidepressivo. Come antidepressivo. E poi a volte sì, ti prendono, ti assaltano questi momenti in cui c'è la consapevolezza dell'ignoranza. Come puoi camminare per strada e ci sono dei sassi, e siccome non sei un geologo e non sai che sasso è. Esatto. E senti un uccellino cantare, e siccome non sei un ornitologo non sai che uccello è. Infatti. Come faccio? E come si fa? Vabbè, però poi quella è una spinta che ti porta alla conoscenza. Cioè, se devi sfruttarla, secondo me, per avere no? la forza di metterti d'impegno a studiare quella cosa, di diventare meno ignorante, a riempire quella lacuna. Sì, e non pensare forse a tutto quello che potresti sapere. Cioè, non porti neanche il problema di, ah sì, ci sono innumerevoli cose. No, cioè, se ti fissi su quello, poi non studi più niente perché ti arrendi, no? No. Sì, è vero. Dovrei provare. No, bisogna usarlo come antidepressivo, cioè, il mondo è infinitamente bello, c'è infinita bellezza nel mondo. E come pungolo per studiare qualcosa. Non tollero più la mia ignoranza su questo argomento. E ti metti a studiarlo, e diventi un po' meno ignorante su quell'argomento. Come podcast ci siamo presi l'impegno di costruire cultura, di riportare l'attenzione sulla bellezza, sulla letteratura e sull'arte, che troppo spesso non trovano posto all'interno della nostra vita quotidiana. Vogliamo contribuire a riportare questi temi al centro della narrazione che ogni giorno ascoltiamo sul mondo, ma non possiamo ignorare gli ostacoli che si frappongono a questo. A 2 anni dallo scoppio di una pandemia globale, a pochi mesi dallo scoppio di una guerra sanguinaria e violenta, in piena emergenza ecoclimatica, sembra non esserci posto per la cultura. E cosa possiamo fare per questo? Crediamo che il senso di impotenza sia uno dei virus più letali per lo spirito. Per questo motivo abbiamo scelto di dedicare una sezione della nostra puntata per chiedere ai nostri ospiti di portarci il loro personale antidoto contro questo senso di impotenza. Un libro, una citazione, una canzone, un quadro, insomma una piccola scheggia di cultura che possa rappresentare la rabbia, la felicità, la disillusione, la speranza che provate per questi tempi. Ma questi sono stati tempi in cui, appunto, abbiamo attraversato 2 anni di pandemia con un bombardamento mediatico per cui tutti i giorni, tutto
tutto il giorno si parlava di malattie, di contagi, di morti, di vaccini, e era quasi impossibile che non ci fosse almeno un virologo di una trasmissione. Cioè, era una cosa francamente ossessionante. Poi è arrivata la guerra e anche lì è impossibile non avere almeno un esperto militare. Non si può, non si può. Cioè, c'è un limite umano di sopportazione della tensione, uno non può essere bombardato tutto il giorno, fra l'altro dicono tutte le stesse cose dopo un po', cioè si ripete come un disco rotto il discorso e non si progredisce di niente. Poi insistere così tanto su temi che sono emotivamente forti come quelli del contagio, della pandemia, il vaccino sì, il vaccino no, ha creato secondo me delle tensioni sociali terribili, terribili, terribili. C'è stato un periodo durante la pandemia che tu devi aver paura di dire mi sono vaccinato perché c'era uno shitstorm dei Novax, ma anche dire ma io ho dei dubbi sul vaccino, anche lì. Cioè, secondo me noi ci dobbiamo difendere non solo dalla malattia, non solo dalla guerra, non solo dal cambiamento climatico, ma anche dalla follia. E per fare questo dobbiamo ritagliarci un momento della giornata, uno spazio nella vita che è dedicato solo a noi, alla nostra crescita interiore, all'ascolto di noi stessi. E ora mi viene in mente Henry David Thoreau, che ha scritto quel bellissimo e strano libro Walden, in cui racconta questa sua esperienza. Lui se n'è andato via da tutto e da tutti, è andato a vivere per, mi sembra, 2 anni, 2 mesi, 2 giorni sulle rive di un lago, appunto il lago di Walden. E la cosa interessante è il motivo per cui lo fa, che viene detto nel primo capitolo, che si chiama economy. Interessante, sì, economia, non si dice lascio tutto e scappo, libertà, basta, no, economia. E lui dice, perché sono andato via, perché ho mollato tutto? To transact some private business, per negoziare alcuni affari privati. Poi leggi il libro e capisci che gli affari privati è leggere Omero dal greco e ascoltare il canto degli uccelli. Ma è un affare privato, cioè bisogna farlo. C'è l'emergenza pandemia, c'è l'emergenza guerra, c'è l'emergenza cambiamento climatico, ma c'è anche l'emergenza leggere Omero dal greco, c'è anche l'emergenza ascoltare il canto degli uccelli. Cioè, quella che se non lo fai impazzisci. E io ho visto nella pandemia disgregarsi famiglie, amicizie, salire livelli di tensione, di violenza verbale, fisica, in un modo allucinante. Cioè, dobbiamo rimanere sani, abbiamo bisogno di uno spazio salvo da tutto questo. Abbiamo bisogno di essere in un momento della giornata, in un momento della settimana. Henry David Thoreau, che deve occuparsi di alcuni negoziare, di negoziare alcuni affari privati, che magari leggere Omero dal greco, o fare uno quello che gli pare. Bellissimo, grazie mille Roberto, grazie per essere stato con noi e grazie a tutti per averci visto, e alla prossima puntata.